Spiego. Allora, l'IBCI aveva interesse a l'Istituto dei Beni Culturali, aveva ed ha interesse a promuovere il più possibile un'esperienza di rinvolgimento delle conoscenze culturali e turistiche attorno ai castelli. Questo è il punto di partenza generale, lo stiamo facendo un po' su tutta la regione. Nel caso specifico, siccome l'Associazione dei Castelli di Parma e Vicenza è molto attiva, molto vivace, ci venne in mente, d'intesa con l'amico Palumbo, di organizzare un fine settimana di cammino dei disegnatori in visita ai castelli, con naturalmente l'effetto di questa visita che era i loro disegni. E organizzammo questa cosa, fu organizzata molto bene, fu più faticosa di quanto loro prevedessero, infatti la vedete Palumbo è dimagrito moltissimo in quei due traetti. Però il risultato è stato estremamente gratificante sia dal punto di vista degli esiti, almeno a mio giudizio, sia anche dal punto di vista del legame che in qualche modo si è creato sia tra i partecipanti, sia tra i partecipanti e il territorio, i protagonisti, i castellani, diciamo così, anche i fantasmi di questi castelli, soprattutto molta parte in questo rapporto. Ecco, io credo che sia stata una buona esperienza, un'esperienza che potrà essere in altri modi e in altre forme e anche su altre situazioni ripetuta, questa del tornare a dare in mano uno strumento artigianale che non è il computer e farlo vivere, farlo muovere attorno alle straordinarie emergenze, eccellenze che noi abbiamo nella regione, sia un fatto estremamente positivo. Può essere fatto nelle città, può essere fatto nei luoghi battezzati positivamente dalla natura, antichi e moderni come il nostro. Poi io adesso naturalmente sul fatto specifico dell'esperienza che hanno avuto i disegnatori guidati dal nostro Giuseppe Palumbo, era stato dato, mi aveva fatto notare, è stato dato a ciascun disegnatore un cahier con, come nei vecchi viaggi, viaggi degli antichi viaggiatori settecenteschi, un cahier dove annotavano le loro esperienze di viaggio. In questo caso era un'esperienza ovviamente disegnata di viaggio, un cahier che aveva la stessa copertina, inventato ovviamente da Palumbo, con la sua borsina, eccetera. Quindi è stata fatta una cosa delicata, raffinata e molto partecipata. Questa è l'unica cosa che posso dire. Poi sul piano, dal punto di vista grafico e quant'altro, Giuseppe potrà... Benissimo, ti ringrazio.